rivedere, per tornare, per restare insieme a te. Buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video del martedì, come al solito. Altro martedì insieme a voi. Siamo anche belli abbronzati, abbiamo passato un bel weekend al mare di tranquillità prima di ripartire per un prossimo esame. Aspetta perché ho un problema, eccolo qua, tecnico. Per un prossimo esame ovviamente di università, però sono qui a farvi il punto della situazione sul Milan. Oggi non sono, come dire, travestito da milanista veneto, ma non importa, siamo qui sempre a parlare di calcio e di Milan. Ovviamente nella prima parte faremo sempre il punto sulla pagina internazionale. Però prima di, sempre riguardo la pagina internazionale, volevo proporvi un discorso, come dire, figurato, proponendovi un semplice pacco di biscotti, eccolo qua, gli abbracci molto buoni, molto molto buoni. Perché i biscotti? Perché ieri sera abbiamo preso un ennesimo biscotto, biscottone, vi chiedete per cosa? Per l'Under 21, chiaramente, no? Parlando di competizioni ormai che si stanno svolgendo al termine, a parte una, e stasera spero che sarete tutti e quanti come me, per chi riuscirà o comunque per chi è appassionato di calcio, a tifare per le azzurre, che dovranno giocarsi l'ottavo di finale con la Cina ai mondiali di calcio femminile. Biscotto, come avete visto il bel pacco di biscotti, perché ieri la nazionale del 21 è stata eliminata dall'europeo. È inutile che continuiamo a dire su al biscottone, perché alla fine ieri sera, o meglio, l'Italia si deve tirare martellate sui piedi, perché comunque se l'è fatta un po' lei la mazzata, il biscottone, classico biscottone, che anche lì bisognerebbe discutere su come evitare che le squadre si mettano d'accordo o comunque non giochino, anche perché la Francia, ieri sera vi ripeto, l'Italia dipendeva tutto da Romania e Francia, la Romania poteva tranquillamente vincere con qualsiasi risultato, la Francia non doveva perdere, e doveva, se appunto la Romania passava in vantaggio, doveva vincere 3-0 per qualificarsi alla fase successiva, alle semifinali dell'Europeo e anche alla qualificazione alle Olimpiadi prossime di Tokyo 2020, che l'Italia non ci sarà. In cui l'Italia non ci sarà. A parte ieri sera io non ho visto il primo tempo, ma ho visto il secondo, e il classico biscotto proprio buono, il cioccolato. Questo qua cos'è che ha? Cioccolato e cacao. No, cacao e panna fresca. Proprio è stato come si dice? Non lo mangio perché ho mangiato prima il biscotto, però è stata una partita, si vedeva, classico possesso palla letto, giocatori che addirittura simulano interventi in area di rigore, e poi tutta la questione, insomma, di lasciar passare il tempo. Ma non possiamo continuare a ragionare sul biscotto, dobbiamo cominciare a capire perché di questo fallimento. L'Italia ha fatto buone partite, non ho visto quella con la Polonia, che però ci ha condannati avendo perso 1-0. Mi pare di aver capito che avevamo dominato la partita, però non possiamo permetterci, in un europeo così vincolato a 4 posti e con l'unica opzione essere la miglior seconda oltre ad arrivare primi, e a vincere contro la Spagna, che poteva essere comunque la nostra sfidante alle semifinali, vincendo 3-1 con la favorita dell'europeo, insieme alla Germania, che secondo me penso che sia la squadra che lo vincerà. È molto molto forte, al di là del girone molto molto semplice rispetto agli altri tre. Comunque ce la siamo fatti da sole. Quindi questo per quanto riguarda l'Under 21 e i biscotti, che chiaramente è l'ennesimo biscotto che abbiamo preso ieri sera. Detto questo, Under 20 sappiamo è finito tutto. Invece ciò che ci è rimasto è il splendido mondiale femminile
di Francia, con l'Italia che stasera gioca il suo ottavo di finale contro la Cina, squadra che ho visto giocare nella prima partita contro la Germania, ed è una squadra che però ha una doppia qualità, diciamo qualità, comunque prende pochi gol e ne subisce altrettanti. E quindi sarà veramente dura scardinare la difesa cinese e essere bravi, insomma, nelle loro ripartenze o comunque nelle situazioni di difesa. Chiaramente l'Italia, ho fatto vedere lo schema di gioco, adesso io non mi ricordo benissimo nella formazione, però c'è chi dice che l'Italia affronterà la Cina con uno schema ultra offensivo fin da subito, c'è chi dice invece sarà qualcosa di più coperto. Comunque tifiamo le azzurre, tifiamo le nostre attaccanti, anche milaniste, la Giacinti e la Sabatino, e quindi tifiamo azzurro oggi, che insomma ci possa portare ai quarti, dove affronteremo la vincente di Olanda-Giappone, che giocheranno questa sera, e lì il livello si alza ancora di più, anche perché i quarti vedranno contrapposte, se non mi ricordo male, la Norvegia, che ha battuto l'Australia, che avevamo noi in girone, ai calci di rigore, l'Inghilterra, Norvegia-Inghilterra. Dopo, sempre dalla stessa parte, ci sarà un grandissimo quarto di finale tra due squadre che ovviamente sono gettonate per la vittoria finale, i campioni uscenti dello scorso mondiale, gli Stati Uniti, che ieri hanno regolato la Spagna senza non poca fatica, e dall'altra parte c'è l'Italia o Cina, ovviamente, contro l'Olanda e il Giappone, e poi ci sarà l'altro che è già deciso, Germania, quarto di finale contro la vincente Svezia di ieri sera contro il Canada. Un mondiale, meritate tutte queste squadre di essere i quarti, sinceramente, l'Italia lo meriterebbe, per quello che ha fatto vedere nel girone pur perdendo col Brasile. Ma del discorso, questo per quanto riguarda le rassegne. Poi, chiaramente, io ho iniziato dei biscotti, dovevo iniziare sinceramente con un'altra cosa, che sono, anche se non c'entra nulla col calcio, però la conquista ieri a Losanna della candidatura per i giochi invernali dopo Torino 2006 a Milano Cortina 2026, che ha battuto la concorrenza della Svezia, quindi grande risultato per l'Italia ospitare un evento sportivo, sperando che insomma lo si riesca ad onorare al meglio. Quindi detto questo, importantissimo. Poi, per quanto riguarda, e oggi si parla meno perché di novità in questa settimana, di ufficialità, non ce ne sono state, a parte chiaramente l'ufficialità di Marco Giampaolo, e di cui parliamo da settimane, ormai è diventato ufficiale, e di Frederic Massara, così si va a completare il puzzle dal punto di vista societario. Avevamo parlato dell'ufficialità di Maldini e di Boban la settimana scorsa, di cui Giampaolo ha fatto anche un'intervista al canale Rossonero su che cos'è per lui il Milan, e ci tenevo appunto a mostrarvela. Chiaramente penso che i più appassionati siano già andati a vederla, adesso sperando che la vado a trovare, vediamo se, a proposito, adesso che leggevo qua, Cristian Zapata se n'è andato dal Milan, ha mandato un bel messaggio anche su Instagram, è finita la sua esperienza da rossonero, grande rimpiazzo difensivo, l'ho sempre amato il grande Zapatone, a parte qualche sua cappellazza, ma se ne va. Velocemente poi sul mercato, tante voci, addirittura tante voci che hanno portato a perdere Sensi, perché ormai è fatta con l'Inter, quindi addirittura il duello di mercato che si diceva potesse esserci va a favore dell'Inter. Il Milan adesso è forte, visto che l'Arsenal sta provando a chiudere, perché anche l'Arsenal si è inserita nel discorso famoso che c'è stato la settimana scorsa del Blitz del Milan in Spagna per i talenti dell'Under 21 che si sono fatti vedere, come Ceballos
e anche Paolo Spagnoli e poi anche Theo Hernandez del Real Madrid, e per il fatto che l'Arsenal si sia inserito per Ceballos, il Milan sta, diciamo, penso sia arrivata la prima offerta all'Arsenal dalle ultime ore per Torreira, che era già stato giocatore centrocampista della Sampdoria ai tempi di Giampaolo. L'anno scorso, mi pare, non questo, l'anno scorso. Ecco, e appunto dicevo Giampaolo che ha fatto un'intervista alla TV rossonera di 4 minuti. E ve la volevo un po' far vedere, quindi, gli ultimi 4 minuti di questo nostro appuntamento di oggi, visto che non ci sono altre notizie, si è forti su Torreira, ma secondo me fino a che non viene presentato comunque Giampaolo, comunque non si avvia nulla, non parte nulla, ci sono tante voci, tante voci, anche su giocatori che non conosco, che giocano anche in Germania e che ho sentito, ma per ora di ufficialità c'è solo Krunic, che io sinceramente non ho visto l'ufficialità sul sito del Milan, però sappiamo che è andato a fare le visite, forse me la sono persa, però so che Krunic è un giocatore del Milan a tutti gli effetti. Detto questo, ci godiamo questi 4 minuti di Giampaolo e di quello che ha detto a proposito della sua nuova esperienza nel Milan. Buona visione. Ho lavorato sodo, tanto, mi sono impegnato tanto per ottenere questa chance. Il Milan è il club più titolato in Europa, uno dei club più importanti d'Europa. Per me è una grandissima opportunità. Sono felice, sono motivato. Il percorso è stato lungo, sarà ancora lungo, perché non c'è mai fine, non si finisce mai di costruire progetti, idee, cose. Però per il momento sono contento di iniziare, di essere in questo grande club, e sono molto motivato. Devo dire che sono già riposato, non vedo l'ora di ricominciare. Serietà, competenze e passione. Loro trasmettono il significato di Milan, di cosa significa essere, giocare nel Milan, allenare il Milan o far parte del club Milan. Persone di livello, di spessore. Poi una delle cose che ho detto loro è: ci conosceremo lavorando insieme, perché adesso magari possiamo raccontarci di tutto, ma le esperienze giorno dopo giorno sul campo di lavoro poi affinano le interazioni tra gli uomini, però la loro storia racconta molto e la loro passione è stata contagiosa. Ma devo dire, all'inizio ci perdevo spesso contro il Milan. Ultimamente abbiamo ottenuto anche qualche vittoria, probabilmente perché allenavo squadre più competitive. San Siro è, giocare a San Siro è un'emozione particolare sempre, da avversario per me ha significato questo. Non a caso la Scala del Calcio, credo lo stadio più affascinante d'Italia se rimaniamo nell'ambito nazionale. È sempre una grande emozione, giocare a San Siro è sempre una grande emozione. Me negli ultimi anni è sempre stato più competitivo. Quest'anno con il ritorno di Sarri, il ritorno di Conte e comunque con tanti bravi allenatori in Serie A, il campionato credo sarà ancora più competitivo rispetto allo scorso anno. C'è stata un'inversione di tendenza, un cambio di mentalità da parte di tante squadre. Anche le piccole hanno l'ambizione di andarsene a giocare a San Siro, tanto per stare in tema. Quindi le differenze alcune volte sono sottili, gli equilibri sono spostati da piccole cose, cura dei particolari che possono fare la differenza. Ritengo un campionato impegnativo. La storia del Milan racconta di un club, una squadra che ha sempre ricercato la bellezza, l'estetica, oltre che il risultato. O meglio, raggiunge il risultato attraverso la bellezza del gioco. Il Milan ha cultura di gioco, ha vinto titoli proponendo calcio. Adesso non abbiamo la presunzione, non ho la presunzione di paragonarmi a quel Milan, ma quella deve essere l'obiettivo. La mission, la visione deve essere quello di giocare un calcio appetibile, affascinante, che poi attraverso quel calcio tu possa vincere le partite. In quanto a cultura penso
di essere un club dove c'è conoscenza di cosa significa giocare a calcio, perché è stato abituato in questo senso. Sono ansioso anche di entrare dentro Milanello, ho sempre sentito parlare benissimo delle strutture, dell'organizzazione, della possibilità di lavorare bene. Probabilmente anticiperò di qualche giorno la data del raduno per prendere conoscenza con l'ambiente rossonero il prima possibile. Grazie, forza Milan. Quindi queste sono delle parole di Giampaolo. Speriamo bene, dico io, speriamo proprio bene. Ultime due cose, velocissime. Altro discorso che mi è venuto in mente sentendo le parole di Giampaolo su che campionato ti aspetti, o comunque sulla stagione in generale, non è arrivata nessun tipo di sentenza o comunque comunicazione in merito alla partecipazione all'Europa League o meno. Comunque, facendo una rapida carrellata per quanto riguarda le novità, vi dicevo, su Ceballos anche l'Arsenal, Emery vuole fare i rossoneri, Theo Hernandez pronto a dire di sì ai rossoneri, Real vuole mantenere il diritto a dire compra, Veretout, altro nome accostato al Milan, è adesso vicino alla Roma, quindi sono tutte voci, no? Prima mi ha costato uno, poi l'altro. Sensi, però, veramente è più vicino all'Inter. Donnarumma, del fatto che vada via, ci pensa che lo United. Milan, Torreira avrebbe già dato l'ok al trasferimento in rossonero. Ecco l'altro nome tedesco che milita nel campionato della Bundesliga, e cioè Kabak apre al Milan. Poi il fatto che lo fondo per Kabak, Torreira, appuntano forte sto Kabak, che non sapevo neanche dove Kabak. A proposito, chiaramente è conseguenza della sconfitta dell'Under 21, Di Biagio si è dimesso, quindi cambierà l'allenatore dell'Under 21, con una notizia diciamo extra. Quindi detto questo, non ci sono novità in merito, a parte che poi chiaramente sapete che l'ufficialità anche di Sarri alla Juventus, vediamo se riesco ad aggiornare le pagine, sì. Quindi questo è il tema principale, Torreira come nuovo nome per il centrocampo del Milan. Io spero che gli acquisti siano sensati e che si vada a fare una stagione dignitosa. Vi ricordo che sapete che io ho anche la collezione Panini, che purtroppo per problemi di tempo e questioni varie non sono riuscito chiaramente a portare avanti e terminare, però visto che gli episodi del film del campionato devono essere portati a termine, l'ultima uscita delle figurine, quelle per il film del campionato, era prevista il 30 giugno, quindi io chiaramente al momento dell'uscita, che è questa settimana, chiaramente poi farò il video sulle ultime figurine del film del campionato appunto appena concluso. E quindi per concludere l'appuntamento, fra poco arriverà anche il rassegnone di oggi e basta. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, andate a seguire la pagina di Mister Veneto, fa tanto caldo e speriamo che il mercato del Milan si infiammi un pochettino, ci siano delle novità, il ritiro parte il 9 luglio e per quanto riguarda la pagina internazionale, Forza Italia femminile, fateci sognare, i quarti sono comunque abbordabili. Ci vediamo il prossimo martedì.